Riprende la stagione, riprende in un posto meraviglioso, sarà una buona estate nonostante il coronavirus? Beh, a parte l'inizio che è stato un po' in sordina, però le prospettive ci sono. Purtroppo mancano gli stranieri, austriaci, svizzeri e tedeschi in particolare, ci sono parecchi italiani, ma quello che a noi preme è lavorare per il futuro, quindi le potenzialità di questa strada sono enormi, noi vediamo il futuro con una prospettiva ottimistica. Ci sono già dei progetti in corso, ma non solo progetti, perché da quest'anno abbiamo iniziato anche fattivamente ad evolverci dal punto di vista della comunicazione, soprattutto rivolta all'estero, e dal punto di vista della gestione degli accessi alla Via del Sale. Stanno sempre più crescendo le informazioni, la Via del Sale, come ho sempre detto, deve essere uno strumento e non un fine, uno strumento che può accogliere gli appassionati provenienti da tutta Europa affinché rimangano, portino valore al territorio, alle nostre imprese per far crescere queste meravigliose montagne che si tuffano nel mare, quindi abbiamo tutte le carte in regola per vincere questa sfida. Come Confcommercio presenti a questo taglio del nastro dell'Alta Via del Sale, che è una chicca turistica, paesaggistica, e per gli appassionati è un motivo di veramente importante per raggiungere dalle marmotte qui a 1800 metri di quota, possiamo raggiungere il mare, possiamo quindi partire in bicicletta con le bike, con le servo assistite che in questo momento sono catalizzatore di interesse per il sistema turistico non solo della Val Vermenagna ma di tutto il territorio montano. Ieri eravamo al Fauniera anche per rappresentare il problema delle strade intervallive e oggi siamo qui anche convintamente per dare supporto a un sistema che sta crescendo in modo esponenziale, quindi la Via del Sale è un prodotto turistico che va valorizzato ancora di più e tutti gli stakeholder, Confcommercio, ATL in primis, lo stanno facendo. Abbiamo un territorio fantastico e quello è il risultato dell'amicizia tra i sindaci francesi e i sindaci italiani da una parte e dall'altra del Colle di Tenda. Quella strada che era stata costruita a dei termini militari, ne abbiamo fatto una strada dell'amicizia e soprattutto adesso una strada che dà la possibilità alla gente che adora l'ambiente, che ha gente che adora la montagna, di farsi una giornata splendida. È un territorio fantastico e in più in questo momento che la bici elettrica viene proprio di moda, perché corrisponde proprio alla volontà della gente, la gente che viene qua con la bici elettrica o che viene a piedi o che viene a cavallo percorre un territorio che si trova nel cielo.